Il dato oggettivo è che la seggiovia in Nevegal non aprirà i battenti per la stagione estiva. Il comune di Belluno rigetta però le accuse formulate in settimana dall'Alpi del Nevegal sulla mancata apertura degli impianti per i mesi estivi. La competenza sugli impianti di risalita è della regione, la competenza sul turismo è della regione, non sono competenze comunali. Nonostante queste, noi abbiamo cercato di fare il possibile per aprire questa stagione. Tra l'altro gli impianti non sono comunali, sono di un privato che noi non possiamo costringere con l'uso della forza ad aprire l'estate. Abbiamo provato a trovare un privato che aprisse prendendo in affitto gli impianti, ma non sono stati d'accordo quelli dell'Alpe del Nevegal. Allora abbiamo provato proprio l'extrema ratio, quella di provarle ad aprire con la società Bellunum del comune di Belluno. Abbiamo stanziato 50.000 euro, prodotto tutte le carte che c'erano richieste e poi alla fine la cosa è naufragata perché ci hanno chiesto di firmare un accordo di segretezza sui dati, sui conti della società Alpe del Nevegal. Noi, a parte il fatto che non siamo d'accordo nel tenere segreti i conti che riguardano comunque l'utilizzo dei soldi dei cittadini, ma al di là di questo ci sono normative che dicono che il comune e le società partecipate devono essere trasparenti, devono dire dove vanno a finire i soldi e perché vengono spesi. Di fronte a questo non possiamo fare altro, quindi noi possiamo firmare soltanto contratti che non prevedano clausole di riservatezza. Per quanto attiene ai tempi utili per la riapertura degli impianti, Massaro fa sapere che i tempi tecnici c'erano tutti. Questo, riferisce il primo cittadino, c'era stato confermato anche da tecnici che in passato si erano occupati degli impianti e da altre società esterne che avevamo contattato per effettuare i lavori di manutenzione necessari ad aprire per l'estate e che l'Alpe del Nevegal non aveva effettuato. Tuttavia il sindaco ribadisce di non essere interessato ad alimentare ulteriori polemiche inutili e guarda avanti. Noi lavoriamo adesso per l'inverno, non più per l'estate, lavoriamo per una soluzione definitiva, abbiamo incaricato una società che ci faccia lo studio, diciamo, prodromico per la stabilizzazione degli impianti di risalita presso un privato attraverso la proprietà pubblica, e a breve dovrebbe essere consegnato la prima bozza dello studio e quindi confidiamo tutto in questo. A questo punto la stagione sta andando bene comunque, è pieno di turisti lo stesso e quindi ci auguriamo che tutto sommato le cose vadano bene lo stesso.